È la quarta volta che ci pregiamo di organizzare un incontro del genere. Siamo partiti nel 1981 e abbiamo fatto il nostro primo omaggio ad Anniello Eco e già allora questo nostro omaggio si chiamava La poesia della vita. Poi siamo passati a quello di Carlo Parlati, La luce nelle forme, nella luce, e anche qui la nostra è una testimonianza di vita. Poi dopo 7 anni abbiamo ricordato Enzo Aprea, Un modo di essere, e questa sera siamo qui con Una vita per torre di Gennaro Vitillo. Prima di passare alla serata, mi è d'obbligo ringraziare con particolare attenzione la banca nella figura dell'ingegner Salvatore Gaglione, che ci è stata così vicina. E vorrei proprio dire che è molto difficile fare cultura a Torre e ancora particolarmente riuscire ad organizzare una serata come questa con la mostra che forse indegnamente abbiamo tentato di rappresentare per Gennaro. Per cui il nostro primo grazie va alla Banca di Credito Popolare che ci ospita. Subito dopo ai relatori che sono qui presenti e sappiamo benissimo, in relazione ai loro molteplici impegni, quale sforzo di affetto abbiano fatto, soprattutto per essere qui stasera. Ancora a Giulio Liguori, al quale dobbiamo pubblicamente un grande ringraziamento per la mostra che qui avete tutti quanti ammirato, una mostra che è semplicemente un'antologia di tutta questa che è stata l'attività di Gennaro Vitillo, che è veramente impossibile sintetizzare. E per chi non abbia avuto il piacere di conoscerlo o non abbia sentito il nome, basti pensare che la mostra qui rappresenta soltanto una piccola parte dell'attività legata solo al Teatro S, dove ha iniziato, e la Libera Scena Ensemble, la compagnia che operava qui a Torre del Greco. Manca quello che c'è nel tavolo nel garage, mancano le testimonianze delle 6 settimane di teatro internazionale di laboratorio, che davano veramente a Torre del Greco un momento di vita di teatro internazionale. Cito solo il nome di Raffaele Alberti. Io ho avuto il piacere di vederne alcune e veramente penso che fosse un momento di grandezza per Torre del Greco, che in questo momento si pregia di non avere neanche un cinema. Noi abbiamo voluto con la mostra, e ringraziamo il dottor Liguori per questo, tentare di poter dare un esempio di quello che potrebbe essere un'attività del genere a Torre del Greco e sperare che questo possa essere l'inizio veramente di una mostra anche permanente dei concittadini che qui hanno dato lustro e che veramente meritano di essere ricordati. E da ultimo vorrei ringraziare la famiglia Vitiello, soprattutto le figlie, e Cordelia ed Elisabetta, che veramente amano il loro padre è vivo qui con noi, proprio nel loro ricordo e nella testimonianza dei tantissimi amici che hanno dato il loro contributo e che testimoniano la grandezza di Gennaro Vitillo. E prima di passare la parola al sindaco, difatti, chiedo scusa, prima di passare la parola all'ingegnere Gaglione, io vorrei solo per un attimo essere un attimo polemica. Tra le mille testimonianze che abbiamo trovato nell'archivio che conservano le sorelle e la signora Vitiello, c'è la pagina che la Torre, vedo qui il direttore Salvatore Accardo, ha pubblicato nel 1985, nel momento in cui Gennaro Vitiello è morto, e al di là dei piccoli cenni sulla vita ci sono testimonianze di coloro che gli erano vicino. E io ho colto, e da qui vorrei partire, un momento particolarmente impegnativo, perché la società torinese di cultura vuole essere appunto questo, vuole essere nel suo piccolo la testimonianza di una piccola società, ma che cerca di mantenere viva la cultura e l'attività a Torre. Costantino Meo, uno dei collaboratori più stretti di Gennaro Vitiello, al momento della morte, al di là della commozione, scriveva: "Uniamoci in una grossa associazione per cercare di risolvere i problemi di difficoltà politica e di produzione culturale. Cerchiamo uniti in un unico obiettivo di operare con più serenità, impegnandoci solo nell'organizzazione e programmazione delle singole attività ed avere una continuità di discorsi e interessi che possono coinvolgere più persone, soprattutto i giovani che sicuramente hanno interessi culturali. Il raggiungimento di questi pur non facili obiettivi potrebbe essere il modo migliore per ricordare Gennaro Vitiello, il continuare cioè il discorso che gli era tanto caro, il non vedere i giovani languire davanti alla stazione della Circumvesuviana o i grandi davanti al bar per ottenere quei risultati di crescita civile tramite la cultura che altre città hanno già raggiunto. Noi ci auguriamo e chiediamo che la presenza dell'assessore Basile qui sia appunto testimonianza di tutto ciò. Chiedo scusa ancora al gentile pubblico, ma devo leggere una testimonianza di affetto di una persona che ha indirizzato una lettera qui alla banca stasera e che è indirizzata a Uda, Cordelia, Elisabetta e a tutti gli amici che sono qui presenti.
Un ritardo postale e un precedente impegno non rinviabile mi privano del piacere di partecipare ad un incontro, di per sé così importante, ma per me soprattutto occasione che attendevo da tanto tempo. Avrei voluto ricordare come sento profondamente nel mio cuore, testimoniare l'umanità magica di Gennaro, ricordare con voi la sua intelligenza raffinata, la sua sensibilità geniale. Avrei voluto cullarmi nella struggente nostalgia che evoca il ricordo della sua alta spiritualità e della sua capacità di trasfondere tutto questo in una cifra culturale straordinaria espressa nell'emozione rara del suo teatro. Come uomo della strada, che ha avuto il privilegio di conoscerlo, di essergli amico, di condividere con lui mille occasioni di sogni, di fantastiche suggestioni, di dibattiti accesissimi, di discussioni piene del suo rigore, della sua intransigenza e della sua umanità, sento il dovere di dire a voi tutti, in umiltà ma con tutta la forza della mia convinzione, che tutti insieme abbiamo avuto accanto una persona speciale e non sempre ce ne siamo accorti e non sempre l'abbiamo compreso. Certo, quasi mai lo abbiamo adeguatamente sostenuto e ripagato con la gratitudine e il riconoscimento che merita. Il suo teatro, per me uomo della strada, è una tappa importante nel cammino segreto e ineffabile della cultura napoletana e meridionale, in quel versante che quasi spiegabilmente, di tanto in tanto, per vie imprescrutabili eppure improvvisamente illuminate da un magico lampo che squarcia e abbaglia la meraviglia di tutti, collega Napoli al meglio della più avanzata espressione europea ed occidentale. Il mio ringraziamento affettuoso alla Società Torinese di Cultura, la mia profonda gratitudine al professore Mele, che ha avuto il merito di impegnare le fresche energie e la verde fede di Cinzia Plaetano, già ora amica di noi tutti, per illuminare e ripresentare un itinerario che troppo presto si è dato per trascorso. L'affetto e la sollecitudine di Uta mi hanno dato il privilegio di leggere la tesi, che a tratti non ha mancato di commuovermi nella convinzione che bisogna fare qualcosa in più, perché quello splendido filone che Gennaro aveva fatto crescere con tanta discrezione ma con prorompente maestria sotto i nostri occhi non si nasconde e scompaia nel segreto giacimento della cultura napoletana. Era la nostra piccola sorpresa di stasera. Avevo omesso di ringraziare il professore Mele, che qui è Cinzia Plaetano, la ragazza che ha svolto una prima tesi su Gennaro Vitiello, ma voleva essere un momento propositivo per la Società Torinese di Cultura, perché da qui possa partire la base per questo nuovo momento culturale. Approfitto della lettura per poterli presentare. Certo, tutta la stagione che ne è seguita è già un esaltante risultato del lavoro di Gennaro, dalla nuova compagnia a Roberto De Simone, dalla Nicoletti ai Martoni, ai Ruccello, ai Servillo, a tutta la nuova linfa che Napoli disgraziata pur fornisce al paese e all'Europa, come fosse una funzione data e scontata della città. Tutto questo è stato ed è il premio più alto per Gennaro. Chi lo conosce sa infatti che l'unica cultura che Gennaro è disposto a considerare valida è quella che in qualche modo si cala nella storia, al di là del riconoscimento degli altri. Troviamo un modo per continuare ed io, come amico fraterno, sono per dare una mano in ogni direzione, sicuro così di dare una mano vera all'ingrata Napoli. Edoardo Delgado, penso che non debba essere presentato. Io chiedo scusa per la lungaggine e passo subito la parola all'ingegnere Gaglione, ringraziandolo ancora per la sensibilità squisita che ha avuto nel concederci il permesso per questa serata. Questo che va usato. Io desidero porgere il saluto alla banca, ai partecipanti a questo incontro, ma essenzialmente desidero ringraziare la Società di Cultura Torrese che ha organizzato questo incontro, che indubbiamente si è prodigata per la realizzazione. Questo è un incontro che a noi fa piacere che si verifichi perché arricchisce la cultura, ma innanzitutto è un omaggio a un cittadino torrese e un omaggio a Gennaro Vitiello. Io sono felice di queste manifestazioni e spero praticamente di poter, la nostra struttura, sempre accogliere queste manifestazioni che vanno sempre incentivate. Grazie. Ringraziamo l'ingegnere e passiamo al volo con il mio piccolo intervento polemico, la parola all'assessore alla cultura. Vogliamo soltanto la sua assicurazione, il suo interessamento affinché il nome di Gennaro e dei concittadini di Torre del Greco, validi come lui, rimanga ben fermo e vivo nella nostra città. È un impegno difficile, per vari motivi. È un impegno difficile in questo momento, innanzitutto, rappresentare il sindaco, che mi dispiace non sia intervenuto perché so che è particolarmente interessato a tutto quello che di vivo esiste in città e credo che non ci sia niente di più vivo di questa serata.
È particolarmente dispiaciuto di non poter essere intervenuto perché è legato da un rapporto di grande nostalgia, direi, per la figura di Gennaro. E quindi per me è un onore abbastanza gravoso rappresentarlo. Ma è difficile per me anche entrare in una sala come questa che è come se fosse un teatro. E avevo quasi la tentazione di, appunto, di entrare in punta di piedi, perché c'è un'atmosfera particolare. È veramente giusto quello che diceva Lella. Il genere è tra noi. Questa non è una commemorazione, è semplicemente un incontro. Un incontro che per me ricorda altri incontri. Io sono arrivata a Torre del Greco intorno al 73-74. E tra le prime persone che ho conosciuto c'è stato Gennaro. E per me ha significato in quel momento di grande fermento culturale, di grandi ideali che tutti vivevamo, eravamo più giovani, la certezza che era vero fare qualcosa, che era possibile. C'era un messaggio di verità nel teatro. Il teatro è verità e dovunque c'è verità c'è libertà. Quindi l'aspirazione che tutti avevamo era proprio quella, di conquistare in quelle forme la verità dei nostri rapporti, la verità del nostro rapporto con noi stessi, la verità di un impegno. E quindi il carico ancora più gravoso che mi spetta stasera è quello di rappresentare qui un'istituzione che ha il compito di non disperdere questi valori. E veramente non è da poco, perché quando si eredita qualcosa di impegnativo, ci si sente onorati, ci si sente anche stimolati, ma ci si sente anche impegnati a non tradire, impegnati ad essere all'altezza. E credo che questo sia uno degli impegni che dobbiamo condividere se vogliamo veramente che sia rispettato, perché non credo che nessuno di noi da solo possa farcela. Quindi io assumo i miei impegni, però chiedo a tutti veramente di essere vicini, di essere presenti in questa azione di ridare a questa città dei momenti di grazia, dei momenti esaltanti come quelli che Gennaro seppe regalare. Sentivo stasera, vengo qui da un incontro con Padre Rastrelli e tra le ultime parole lui diceva appunto, insomma, dobbiamo essere la luce. Gennaro è stata la luce e questa luce non può essere nascosta sotto il moggio. Deve necessariamente fare luce a tutti noi. E questo quindi è la certezza e la speranza che ci accompagna, è proprio questo, che la sua luce ci aiuterà a percorrere questa strada. Ma gli impegni concreti sono molti. Il primo è l'impegno di portare a compimento il lavoro che è stato con tanta diligenza, con tanta esaltazione, con tanto entusiasmo condotto. E quindi è certamente doveroso per noi portare a compimento questa pubblicazione. Io mi auguro veramente di poterlo fare nel più breve tempo possibile. Ma un'altra idea in questi giorni andavo maturando e voglio sottoporvi per verificare se è una strada da percorrere. Istituiamo un premio della prosa, un premio Gennaro Vitello a Torre. Tutti poi dovete aiutarci a farlo nella maniera migliore, più dignitosa e più conveniente per quello che ci ha dato. E poi l'impegno anche ad avere un teatro. Dicevamo, Torre del Greco non c'è più nemmeno una sala cinematografica. E io sono stata, lo dico così perché sono abituata a dire tutto quello che facciamo, sono stata ieri mattina visitare il Teatro Metropolitan. Stiamo ragionando. Io credo che in un modo o nell'altro qualcosa dobbiamo fare per dare di nuovo a una fame di cultura qualche segno tangibile, qualche possibilità di esprimersi. Quindi anche su questo spero di poter assumere un impegno concreto. E l'ultima cosa, ecco, noi abbiamo inaugurato ieri un ciclo di incontri. Ieri abbiamo avuto tra noi
Monsignor Pignatiello, che ha presentato il libro di Monsignor Michele Sasso, il libro sul Beato Vincenzo Romano. Ecco, è stato il primo di una serie di incontri che noi appunto definiamo non solo incontri con gli autori, ma incontri d'autore. E vorremmo che appunto anche gli incontri con il teatro fossero sempre incontri d'autori. Ecco, questi sono gli impegni che in questo momento penso di poter assumere. E vi chiedo scusa se non so fare altro. Grazie. Noi ringraziamo l'assessore, sicuri dell'onestà propositiva della sua tesi e fiduciosi e volendo appunto dire che non vuole essere una commemorazione, come si dice a teatro lo spettacolo continua. E allora ritagliamo subito lo spaccato sulla tesi. Perché? Perché da qui abbiamo detto noi vorremmo partire, perché appunto l'opera di Gennaro rimanga un momento tangibile. L'assessore ci ha appena detto che assicura almeno nei limiti del possibile, la pubblicazione di questo che potrebbe essere uno dei primi lavori, non solo su Gennaro. Ci sono tante energie attorno al Greco che potrebbero essere concentrate perché appunto il nostro paese produca. Allora vorremmo una breve testimonianza proprio della ragazza che ha curato la tesi. Il titolo è Dal Teatro Esse la Libera Scena Ensemble, un itinerario di ricerca a Napoli. E noi volutamente abbiamo nella mostra cercato di mettere insieme le testimonianze degli spettacoli del Teatro Esse e della Libera Scena. Ho già detto che è rimasto fuori tutto quello che riguardava il teatro laboratorio, ma nelle settimane di teatro laboratorio, per questioni ovviamente di spazio e per rimanere legati al momento della tesi. Passo la parola brevemente a Cinzia Paetano perché appunto ci possa dare la sua testimonianza, l'esperienza che ha avuto nel conoscere questo regista che penso non abbia conosciuto se non tramite le sue opere. Prego. Io vi ringrazio, insomma, per avermi dato questa opportunità di parlare di Gennaro ancora una volta. Io non ho conosciuto direttamente Gennaro Vitiello. Ho studiato a Salerno e quindi ho saputo per la prima volta di Gennaro Vitiello dal professore Mele che mi ha proposto di realizzare questa tesi. Inizialmente ero così un po' titubante perché comunque nell'incontrare gli amici, gli attori che avevano lavorato con lui, mi ero resa conto che avevo toccato un po' una materia, poiché era morto già da diversi anni, avevo toccato insomma come una ferita, ecco, una ferita che non si era ancora del tutto rimarginata e che il tempo aveva soltanto, diciamo, lasciato lì, coperto, protetto, però non c'era stata un'espressione, non c'era stata una continuità, era come se qualcosa si fosse spezzato. E quindi è stato molto faticoso per me iniziare questo lavoro, anche perché la sua famiglia aveva conservato tutto del suo materiale, però Gennaro non aveva mai ufficializzato o storicizzato nulla di ciò che aveva fatto, perché era sempre preso freneticamente, spasmodicamente, appassionatamente dal suo lavoro. Quindi non aveva neanche il tempo per fermarsi e scrivere magari di quello che faceva. Però mi ha affascinato moltissimo, infatti io credo che sia stata una delle più belle esperienze della mia vita, quella di realizzare un lavoro che parlasse di lui. Sono stata orgogliosa che fossi la prima a farlo, perché comunque la mia intenzione era nel fare questo lavoro di aprire una finestra, ma consentire ulteriori sviluppi, cioè io non volevo fermarmi con la tesi, iniziare e poi concludere un percorso, volevo sfondare una porta e dare la possibilità di nuovi sviluppi e questo in qualche modo si è realizzato, per cui io sono molto felice di questo e perché penso che Gennaro meritasse effettivamente un recupero della sua memoria, rivalorizzazione del suo lavoro e una rivisitazione anche, e perché in qualche modo il nostro essere qui, io credo che sia come riappropriarci di Gennaro, ecco, e quindi qualcosa che è perduto e ci appartiene sempre perché abbiamo sempre la possibilità di riappropriarcene. È stata quindi per me veramente un'esperienza affascinante. Poi è stato un lavoro
un lavoro molto dinamico perché ho conosciuto i familiari, ho conosciuto gli attori, ho conosciuto i suoi colleghi, amici, li ho intervistati, ho tradotto poi, ho riscritto le loro interviste, per cui è stato molto un lavoro originale e per questo penso che meriti per il contenuto il lavoro, perché parla di Gennaro. E niente, io spero che appunto questa non sia una commemorazione, credo che non lo sia, ma sia appunto un ripercorrere la vita di questa persona. E poi la cosa che mi è mancata alla fine poi di questo lavoro è stato proprio il fatto di non averlo potuto conoscere direttamente e di non aver potuto assistere ai suoi spettacoli, perché il teatro comunque è qualcosa di molto effimero, no? Non rimane nulla alla fine. E quindi non aver visto gli spettacoli è stato comunque per me una perdita. E quindi io non sono entrata nella vita di Gennaro, però sono entrata nel suo mondo e ci sono entrata attraverso le persone che lo hanno amato e lo hanno conosciuto. E questo è stato come conoscerlo, ve lo assicuro. E Noi quindi. ti ringraziamo molto, soprattutto perché la tua è una testimonianza viva. Ripeto, anche con la mostra abbiamo cercato, la bellezza del teatro è proprio questa, quella di lasciarci l'immagine. Gennaro Pitiello, noi lo vediamo lì nella fotografia, lo abbiamo dentro, abbiamo anche la possibilità, un attimo abbiamo saputo di avere una cassetta all'ultimo momento, altrimenti l'avremmo anche proiettata, proprio per mantenerne vivo il ricordo. Io vorrei passare però subito, e mi incuriosisce molto, il piccolo titolo che ci ha dato il professore Meli a questo proposito del suo breve intervento, Il teatro, la torre e il garage, perché questi tre termini ritornano, il teatro, la torre e il garage, perché sappiamo che qui Gennaro attore aveva iniziato proprio col teatro nel garage. Io ricordo di averlo frequentato, quindi mi incuriosisce molto sentire il professore Mele che cosa potrà dirci in proposito. Sento che tutti hanno ripetuto più volte che non deve essere una commemorazione, ma io credo che non può esserlo, perché sarebbe estremamente presuntuoso commemorare, da parte nostra, commemorare Gennaro. Dovremmo crederci più vivi di lui per poterlo commemorare. Cioè, nell'anno in cui Gennaro realizzava il suo Edippo di Foscolo, che fu una cosa molto importante perché la prima rappresentazione di quest'opera, che era stata da poco scoperta, riscoperta, i fratelli Taviani girarono un film, Caos, su Pirandello, su alcune novelle di Pirandello. Beh, l'ultimo frammento di Caos, colloquio con la madre, quindi colloquio con una persona che colloquio di Pirandello con una persona che non c'era più, ricorda appunto uno scritto di Pirandello in cui Pirandello dice alla madre, rivede improvvisamente, per lui era facile far apparire i fantasmi nei suoi testi drammatici, e apparivano come reali, apparivano all'improvviso, bastava evocarli, aveva questo senso della presenza fisica dei personaggi. Dice alla madre Pirandello, dice, io soffro molto perché tu non ci sei, ma soffro anche perché io non ci sono nel tuo sguardo, nella tua memoria. Soffro perché non esistendo più tu, non puoi pensarmi vivo e quindi nemmeno io sono più vivo in maniera completa, la mia compiutezza si è scalfita, è stata ferita dalla tua morte. E noi siamo così, ci frammentiamo man mano che i nostri amici muoiono, ma siamo tutti in realtà, nel momento in cui nasciamo, ci proiettiamo nel nulla, nella morte. E questo piccolo scarto creerebbe una presunzione, dicevo prima, grande nel pensare di commemorare uno che si è solo messo per un attimo di lato per guardare meglio la scena su cui noi ancora in maniera incerta ci muoviamo. Ho molto apprezzato quanto ha detto la dottoressa Lullo e l'assessore, o l'assessora, e per quanto riguarda la mostra permanente a cui ha alluso la dottoressa Lullo, è il premio di prosa,
potrebbe essere sia per i testi drammatici sia per i testi spettacolari, sarebbe meglio. Ma io vorrei, ecco, prima di rispondere alla deliziosa curiosità della dottoressa sulla torre, volevo approfondire un attimo questo concetto. Io penso che sia molto importante, visto che ci troviamo qua, e lei rappresenta il sindaco, e quindi abbiamo anche il sindaco presente nella sua persona simbolica ed istituzionale. È l'occasione giusta questa per fare qualcosa non solo per Torre, ma per la comunità più ampia che parte da Torre, ma arriva dovunque. Insomma, oramai viviamo una situazione di emergenza, ma anche una situazione di estensione e di espansione europea. E è il caso, secondo me, di creare, forse proprio perché non c'è niente, c'è possibilità di creare qualcosa di buono che non sia così già messo in una certa prospettiva e quindi costretto a dei sentieri, a delle distorsioni, a dei progetti, semmai delle superfetazioni che si portano avanti senza motivo. Sarebbe il caso invece di pensare ad una cosa più complessa, all'interno della quale, più completa, all'interno della quale i premi, i giusti premi per testi drammatici e per testi spettacolari, la mostra permanente, il recupero di tutta la una fototeca di tutto ciò che è stato, di tutti i reperti iconici che abbiamo sull'attività di Gennaro, ma sull'attività in generale del teatro, sulla vita del teatro. Cioè, perché non creare una fondazione Gennaro Vitiello che promuova, non promuova, ecco, promuova l'interesse per Gennaro e per il teatro, cioè continui. Se Gennaro fosse qui come è qui, come è in corsivo, cioè nel suo modo particolare di essere tra noi, ma c'è, e allora lui vorrebbe che noi andassimo avanti, non che guardassimo indietro solamente. E le vostre proposte le ho prese con grande soddisfazione, sono veramente, mostrano la voglia di continuare a camminare se lui ha seminato, ha parlato, ha agito, qua ha vissuto, anche in quel piccolo garage di cui parleremo tra poco, ma è bene che si tenti nel suo nome di continuare a fare quello che lui ha fatto. Una fondazione può essere, una fondazione deve avere due caratteristiche, una quella della conservazione, appunto, creare una biblioteca, di studiare ciò che è accaduto, l'altro di promuovere ciò che può accadere solamente per sollecitazione di persone che abbiano una sensibilità fortissima, una grossa intensità culturale, una vivacità e una voglia di fare, un senso della comunità, un senso sociale, un bisogno di sentirsi attraverso il teatro uniti agli altri. Quindi penso che se da stasera nasce almeno il progetto, che poi si chiami fondazione o si chiami diversamente, ma la fondazione è una cosa abbastanza importante, che il positivo di una fondazione è che non può dissolversi nel nulla da un momento all'altro, perché la fondazione per essere costruita deve avere delle basi che vengono poi... sostengono la stessa struttura che si è creata. Quindi la fondazione potrebbe garantire che l'entusiasmo iniziale non si disperda dopo un anno, due anni. Le fondazioni possono agire volare molto in alto, possono volare, ma questo poi dipende dagli uomini che volta per volta interpretano le fondazioni stesse. E quindi all'interno di questo promuovere l'interesse per il teatro nei ragazzi dalle scuole elementari all'università, promuovere il senso del teatro della comunità torrese, ma di tutta la comunità più ampia, e appunto realizzando non solo degli spazi a Torre, ma anche permettendo, non so, a categorie di cittadini di muoversi da Torre, cioè agendo in tutti i modi per fare quello che poi in fondo, io ricordo una sua
uno scritto di Gennaro in cui diceva, lui polemizzava un po' con se stesso, come era lui. Lui mentre parlava aveva il pregio di pensare a quello che diceva e quindi molte volte ritornava anche su quello che diceva per portare in avanti dialetticamente, come tutti coloro che parlano pensando, con molte, lui era molto intelligente, molto colto. E, beh, diceva, sì, si tende ad uscire fuori dal teatro tradizionale, ecco, lei diceva, mi sembra di essere un teatro, sì, questo è un teatro, potrebbe essere gli spazi aperti, però stiamo attenti, quello che si perde negli spazi aperti, cioè, insomma, noi abbiamo il dovere di realizzare veramente un progetto, se, appunto, se vogliamo evitare una forma di distratto ricordo per Gennaro Vitiello, di realizzare una struttura, un sistema, una struttura che io chiamo fondazione, all'interno della quale si possa promuovere non solo il teatro a torre, ma si possa dialogare da torre con tutto ciò che è intorno a noi, che ora è l'Italia e che tra alcuni anni è l'Europa. Quindi, ma con umiltà, questo senza fare grossi progetti. Una fondazione può essere piccola e attivissima. L'importante è realizzare programmi, progetti, schemi attuabili con serietà e con intenzione di portarli a compimento. Professore, noi la ringraziamo, siamo contentissimi di questo suo entusiasmo, anche perché qui a Torre fervono numerosissimi gruppi, l'attività, il teatro a Torre c'è. E ancora, io torno un'altra volta un attimo a quella domanda che le ho fatto, anche perché ma no, le chiedo scusa, ma per ragioni senza di tempo, provincializzare sì. La cosa, voglio dire, certamente aiutare tutti coloro che già si interessano di teatro, ma soprattutto creare quello che ha fatto poi Gennaro Vitiello, certo. Che dice un dialogo tra ciò che si compie in un piccolo, in una piccola frazione, in un piccolo garage, in un piccolo posto, in un quartiere, in una piccola città, e dialogare con l'esterno, con l'Italia. Cioè, non deve essere una cosa autarchica, ma invece al contrario rivolta all'esterno. E si può creare una fondazione di Gennaro Vitiello, sarebbe veramente un dovuto omaggio a Gennaro, e sarebbe anche un impegno, perché intitolandolo a Gennaro Vitiello questa struttura, chi entra dentro si impegna, non può non impegnarsi. Potremmo anche prendere a spunto allora il teatro, la torre e il garage. Per quanto riguarda la torre, ecco, la torre io ho voluto giocare su una parola. La torre è il titolo, ho portato con me, di un libro di Hofmannsthal, che di un testo teatrale su cui Hofmannsthal ha lavorato per 29 anni, per 30 anni, dal 1900 al 1929, quindi e che è l'elaborazione poi della Vita è un sogno di Calderon della Barca, che poi è stato anche ripreso poi da Pasolini in Calderon. Che cos'è? Di cosa trattano questi tre testi? Trattano della impossibilità per noi, per l'essere umano, di distinguere ciò che appare da ciò che è. E quindi anche il teatro che noi diciamo finzione, il teatro in realtà è un po' la metafora del teatro. La torre dove viene gettato Sigismondo, il figlio del re, perché creda di essere un animale, uno schiavo, perché si disappartenente, perché la sua disappartenenza venga fuori per lui come identità, perché esca fuori dalla sua identità, che poi gli si fa ritrovare in un secondo tempo, perché poi l'abbandoni di nuovo, e questo fa Calderon della Barca, questo fa Hofmannsthal e poi anche Pasolini. Bene, cos'è questo gettare in una secreta, oppure murare in una torre, un essere perché creda ad una seconda realtà? È un po' l'operazione tra sogno e reale che fa il teatro tra finzione e vita. Voglio dire, Torre del Greco porta in sé il nome del teatro, questo volevo dire, porta in sé il nome del gioco dialettico che la finzione opera con le cose. Noi continuamente, l'attore cosa finge? Finge di essere un personaggio, ma non può smettere di essere se stesso. Può fingere di essere se stesso anche
come attore, può fare la parte di un altro attore, può fare la parte dell'attore in generale, ma non può mai smettere di emettere dei suoni, di alzando una mano, di sollevare il suo corpo, di portare questo suo corpo sulla scena, cioè non può mai sfuggire al reale, per quanto si sforzi di elaborare la finzione. Cioè il reale e la finzione stanno insieme, intrecciati, così come le ombre di cui parlavamo prima parlando di Gennaro e i nostri corpi, non meno ombre di esse, continuano a stare insieme. La torre di Hofmannsthal, come La vita è un sogno di Calderon della Barca e Calderon poi assolti Pasolini, parlano di questo gioco tra finzione e realtà, ma individuando nella secreta dove si getta questo principe e il luogo oscuro dove le immagini, le visioni si realizzano, si elaborano, che è il teatro. Torre del Greco ha nel suo nome il teatro. Ecco, io quello volevo dire. La torre per Torre del Greco è stato un garage, ma quel garage era la torre di torre, cioè il teatro di torre. Voi non avete un teatro fisico, ma avete avuto il teatro. E quel teatro che ha realizzato simbolicamente Gennaro non credo sia stato distrutto. Lo ringraziamo. Grazie, professor Rino Mele. Sottinteso che era il docente di storia del teatro e dello spettacolo all'Università di Salerno, dove si è laureata Cinzia Pleitano. Allora adesso passiamo al teatro. Ringraziamo l'ingegnere Gaglione che gentilmente, già sapevo, aveva un impegno, lo ringraziamo ancora. E chiamiamo qui Giulio Liguori. Così passiamo alla testimonianza. Abbiamo chiamato in causa il teatro. I protagonisti delle testimonianze su Gennaro, il teatro e la sua vita. Ufficialmente sostituisco il nome dell'ingegnere Gaglione. Prego. Ti sostituisco in maniera tale che tu riconosco la questione, ti riconosci nel tuo posto. Allora. Dunque, allora passiamo alla parte adesso un attimo più viva. Non perché in questo momento Gennaro è veramente qui con noi. Io presento brevemente i nostri ospiti per chi non avesse il piacere di conoscerli. Abbiamo Giulio Baffi, e avete letto sicuramente nelle locandine, quelle che sono aspetta, amico di Gennaro, suo collaboratore, suo diretto, tutti quelli che sono qui penso che erano collaboratori e vita di Gennaro. Attualmente io lo presento qui con la sua veste totalmente ufficiale, critico teatrale di Repubblica. Siamo particolarmente contenti di averlo qui. Enzo Salomone e io sono una vecchia amica di Enzo Salomone, abbiamo fatto il liceo insieme e sono contentissima stasera di averlo qui e lo presento con il titolo che aveva per Gennaro, presidente della Libera Scena Ensemble, che era la compagnia di Gennaro. E poi Giulio Liguori, che ho già nominato per la mostra, presidente della Settimana Internazionale di Teatro Laboratorio, è la testimonianza vivente della Settimana di Teatro. Non abbiamo nessuna locandina, abbiamo qui Giulio Liguori e quindi una locandina vivente di questa veramente di settimane bellissime. E ho qui un microfono al volo perché qui in sala ci sono tante altre testimonianze e io vorrei ricordare, non lo vuole, ma io lo forzo, lo facevo anche quando eravamo a scuola, c'è anche qui Mario, il fratello di Enzo Salomone, e tutti e due hanno proseguito la loro carriera artistica. E questo microfono simbolico e le tre persone che sono qui sono state, come dire, a noi ufficialmente invitate, ma prego chiunque voglia aiutarci a tener vivo il nome di Gennaro a poter intervenire. La prima persona che dopo chiamerò in casa sarà Mario, anche se so che non vuole. Passo subito la parola a Giulio Baffi, perché ci illumini dalla sua amicizia con lui. Lascio poi a voi la parola. Illumino è difficile. In verità io volevo dire che Rino Meri ha detto delle cose molto belle, è un poeta, come sempre riesce... come riusciva tanti anni fa, come ancora riesce ad emozionarci, a cogliere certe sottili, impalpabili esigenze che abbiamo e che aveva pure Gennaro. E qua stiamo a dare una testimonianza che ci può, personalmente mi aiuta,
perché mi sembra in verità molte volte che viviamo in una sorta di smemoratezza senza tempo, molto colpevole, e questo naturalmente mi provoca qualche brivido di colpa, qualche smarrimento. E queste occasioni di ritrovarci, che non sono meno ansiogene, pure però credo abbiano un forte valore. Un forte valore perché sicuramente molti dei presenti che stanno qui e moltissimi degli assenti, tantissimi degli assenti, hanno, come ho io, dei debiti di riconoscenze con persone che hanno attraversato il mondo della civiltà e poi quello dello spettacolo. Io più volte ho detto, e lo ripeto qui ancora una volta, con Gennaro Vitiello ho un debito che non potrò mai colmare, naturalmente. È stato più che amico, è stato un punto di riferimento importante in un momento importante, non solo per me, ma per tutta una serie di persone, ma per un'idea che si aveva in mente e che non si è poi del tutto cancellata, anche nel mio entusiasmo sfiduciato, quotidiano, c'è sicuramente un frammento di certe cose che Gennaro Vitiello mi ha lasciato in discussioni, in incontri, in insegnamenti, in informazioni. Fuori la porta, mentre venivo, ho notato con molto piacere, attaccato un pezzo di giornale, un articolo che con una tempestività sorprendente, meravigliosa, perché a volte il teatro ci riserva anche queste belle coincidenze, firmato da Enrico Fiore, faceva parlare, faceva ricordare a Giovanni Girosi, che è stato uno dei collaboratori iniziali della grande avventura di Gennaro Vitiello, un percorso, un tragitto. In questo tragitto ci sono passato anch'io, ma ci sono passati molti. E di lato c'erano quattro colonnine. Io me lo sono portato questo articolo perché tra le moltissime carte che prima di venire oggi mi sono andato a guardare, poi guarda caso, quest'ultimissima conteneva alcune cose importanti. Perché se Leopoldo Mastelloni può dire che Gennaro gli era importante, giacché mi insegnò che quando in scena si ha un pensiero che è un credo, con la fantasia si riesce a stabilire sempre e comunque un rapporto creativo con gli spettatori, lo può dire oggi, questo deve significare qualcosa. Sono passati 30 anni, mica sono passati pochi giorni. Se Peppe Barra può dire che Gennaro Vitiello è stato un artista affascinante, un grande regista capace di guidare gli attori verso il testo con una delicatezza, una maestria, un'umiltà assolutamente rare, questo vuol dire significare qualcosa, significa che qualcosa è andato avanti, è continuato, significa che un attore sicuramente grande e sensibile come Peppe Barra ha in sé qualche cosa che gli è stata data esattamente da Gennaro Vitiello, e Gennaro Vitiello probabilmente portava avanti una sua idea che portava a sua volta avanti un discorso del fare teatro molto moderno, molto singolare. Se un grande protagonista del nostro teatro come Roberto De Simone ci fa riflettere all'apertura dei confini che Gennaro Vitiello ha proposto, questo deve significare qualcosa a 30 anni di distanza, no? E probabilmente le testimonianze su questo foglio potevano essere moltissime di più, naturalmente lo spazio non è mai tale. Ci fa significare delle cose e in verità non tutte per me consolanti, e poi vi dico perché. Perché vi dicevo, qualche nota stonata mi piace poi e mi dispiace allo stesso tempo di metterla in questa testimonianza che faccio, che oggi vi do. Qual era alla fine? Oggi mi leggevo in questi giorni, vi ho detto tutte queste carte. Se dovessi cogliere, mi sono chiesto, il perché è stata importante questa esperienza? Che cosa mai, perché mai? C'erano molti motivi per cui questa esperienza di vita con Gennaro, mia e di altri, è stata importante. Perché è importante oggi, non è stata importante allora. Perché sicuramente la cosa più singolare era che questo suo sogno di gruppo è stato un laboratorio vero, un crogiolo vero. In quegli anni
lavoravano a simili tipi di esperienze altri grandi personaggi che hanno percorso il teatro. Si chiamavano Giuliano Vasilicò, si chiamavano Mario Ricci, si chiamavano Giancarlo Nanni, si chiamavano Leo De Bernardinis. Ecco, i segni che poi Gennaro Vidella ha lasciato, essendo scomparso, rimanendo scomparso, non sono neanche lontanamente paragonabili ai segni che hanno lasciato questi altri grandi poeti e interpreti del nostro teatro, della ricerca, del cercare di fare teatro in una maniera diversa da quella, come dice per esempio De Simone, un po' ottusa, un po' scontata o fortemente inutile che in quegli anni si faceva a Napoli, ma in Italia. Questa capacità forse ce l'ha avuta soltanto, la continua avere soltanto un grande interprete come Leo De Bernardinis. Da Gennaro Vitello però sono usciti fuori una serie di altri segni teatrali differenziati, come può essere Mastelloni, come può essere Barra, come può essere De Simone, come possono essere tanti altri testimoni, differenziati oggi tra di loro, che però, guarda caso, tutti quanti insieme fanno riferimento a questo strano personaggio che si chiama Gennaro Vitello. Qualcosa deve pur significare. E quindi è lì uno dei nodi importanti per cui probabilmente ci troviamo qui ancora a parlare di Gennaro Vitello in una smemoratezza totale, in una realtà, permettetemi, anche sociale e politica, che è stata così smemorata e disattenta che ha lasciato passare tanti anni per poter incominciare a pensare che forse è opportuno ricordarci di Gennaro Vitelli in una maniera un po' più concreta. Che cosa ci dava poi questo signore, questo poeta? Beh, ci ha dato, per esempio, a me personalmente, delle piccole cose che si sono chiamate l'idea e il disegno di un teatro senza confini. Guardate un po', 30 anni fa, con quello che oggi tentiamo di incominciare a immaginare. Ci ha dato un'idea che quest'Italia si poteva collegare alla grande poesia della Spagna, alla grande poesia della Germania, alla grande poesia della Francia, legandosi insieme in un unico disegno. Guardate un po', 30 anni fa, oggi noi cominciamo a parlare di abbattere certi confini, di vedere se è possibile trovare linguaggi comuni. Oggi, 30 anni dopo. Ci ha dato, per esempio, mi ha dato sicuramente un senso della storia attraverso il teatro, mica cosa da poco, un senso della guerra, un senso dell'amore, un senso dell'allegria, un senso dell'inquietudine, che mi accompagnano e mi accompagneranno sempre. Potrò fare tutti gli sforzi possibili per cancellare queste cose, ammesso che lo volesse. Non è possibile, come non è possibile per me, non è possibile per tutta un'altra serie grande di persone. Qualcuno c'è qua, qualcun altro no, moltissimi no, che però se lo portano nel loro lavoro, in teatro, oltre che nella vita, e forse questa cosa ci può interessare di me, ma in teatro, segni, ogni giorno li possiamo vedere. Nascono da quella grande esperienza, da quel grande sogno che è stato quello di Gennaro Vitelli. Diciamo, come ricordare e come ricostruire, come costruire qualche cosa. Beh, se secondo me la grande fascinazione e il grande sogno, mi piacerebbe, ma se potessi dire qua, da lanciare l'utopia, mi piacerebbe che in qualche modo si ricostruiscano una settimana di teatro laboratorio. Sono state la più grande delle scommesse e dei desideri che Gennaro ha fatto per poter creare comunicazione. Queste settimane di teatro laboratorio sono state il più grande sperpero che questa città, che questa regione, che Napoli ha potuto concedersi. Sono state un'esperienza meravigliosa, persa con una rapidità veramente, assolutamente suicida. Che cosa mi consola e che cosa mi lascia deluso e amareggiato, convintamente deluso, che tutto questo è stata una grande anticipazione e quindi probabilmente, proprio nella sua valenza di anticipazione, non poteva essere compresa nella sua interezza, non poteva essere compresa forse neanche in piccola parte, anzi addirittura probabilmente dava un po' di fastidio. Molte volte in questi anni con qualcuno ci siamo trovati a dire se oggi Gennaro ci fosse avrebbe un altro spazio. Non è vero, io ne sono convinto, non avrebbe un altro spazio, avrebbe uno spazio risicato, una vita faticosa e difficoltà, perché certi esempi di sfacciata improvvisazione, di impudica
ipervalutazione e improvvisazione sono presenti tal quale oggi, sono egualmente valutati, hanno egualmente spazio a tutto discapito di chi invece vuole cercare strade nuove con la correttezza e con la poesia. Non si è modificato niente. Io mi auguro davvero di essere smentito, ma sono convinto che non c'è un reale cambiamento. Lancio questa sfiducia come una sfida. Voglio vedere se mai a nome di Gennaro sarà raccolta, e anche a nome mio. Non ci credo. Sono pronto a fare ammenda prima dei prossimi 30 anni se qualcuno mi dimostrerà che nel nome di Gennaro Vitiello siamo andati un pochino più avanti, avremo realizzato qualche cosa di positivo per una città che pure ha avuto dei grossi figli e che sembra dimenticarsene. Resta che cosa? Resta uno sguardo carico di smarrita poesia, che è quello di Gennaro Vitiello, e che noi in verità non ci dimentichiamo, e ci accompagna non come commemorazione, ma come testimonianza quotidiana nostra, di chi se lo vuole raccogliere e di chi se lo vuole portare. Grazie. Veramente. Io dico. Purtroppo ha ragione Giulio Baffi, non vorrei dirlo. E simpaticamente, prima di passare la parola a Enzo Salomone, ringraziando Giulio Baffi moltissimo, e visto che ha citato l'articolo, io non volevo dirlo prima, ma il signore che ha qui parlato è sulla fotografia dell'articolo, in una sua interpretazione della medea insieme con Leopoldo Mastelloni, si può ammirare all'ingresso, proprio nella prima, è riconoscibile, ma è nella fotografia, che la fotocopia che Giulio Liguori ha simpaticamente scelto come prima testimonianza della mostra. Io passo subito la parola a Enzo Salomone, con grande piacere. Per me parlare di Gennaro non è facile, e non è nemmeno facile sfuggire a questo destino della commemorazione, perché in quell'agosto dell'85, quando morì Gennaro, si interruppe qualcosa in me come persona. E si interruppe qualcosa in me come si interruppe qualcosa come in persone che stanno qui, in questo momento, in questa sala. Sono Maria Izzo, che sta in fondo. Sono Giovanni Girosi, sono Costantino Meo, sono Silvana Lianza, mio fratello Mario che corre da Lucca lasciando le sue cose per venire a sentire queste quattro chiacchiere di quattro amici di quest'uomo che giustamente Giulio mette una scommessa sulla quale, voglio dire, non ci sta da discutere, si sottoscrive e basta, che è così perché lui era un eretico, perché lui era Savonarola, perché lui era quello che vedeva il mondo a testa in giù, perché quello che vedeva dentro la materia la forma. Come farla a raccontare questo? Come faccio a dire che Gennaro aveva mille contorcimenti mentali prima di tirar fuori un testo, perché dentro di lui era difficoltoso pensare. Mica sceglieva, facciamo la torre di Hugo von Hofmannsthal, no. Gennaro soffriva perché vedeva come la torre di Hugo von Hofmannsthal, se fosse stato quello il testo da rappresentare, parlava, viveva, altrimenti non era. C'è niente da fare, non ha mai rappresentato un testo perché sarebbe bello fare un Torquato Tasso, no, è il centenario di Torquato Tasso, facciamo la min, no, cioè era la vita con Gennaro, la vita che lo vedo dai discorsi che ancora facciamo con Maria, che è il vicepresidente della cooperativa, è quella che insieme a me e a qualche altro sta tentando di riportare all'alveo più rassicurante della ricerca e della sperimentazione, una compagnia che purtroppo, ahimè, per qualche anno invece ha rappresentato tutt'altro. Quello che andiamo proprio vedendo, cioè io non posso fare altro che testimoniare, perché io posso soltanto come attore recitare, io posso soltanto riportare una parola da altri, non ho il dono del... Ecco, fra me che mi reputo artista nel senso di artigiano, cioè di quello che cerca di fare bene la scarpa che c'ha in mano, insomma, e Gennaro c'è il genio, c'è la cosa che mi... Che ti spaventava di Gennaro, mi fa piacere parlarne così, mi ero preparata la solita scaletta idiota che naturalmente non rispetterò, anzi intanto prego Maria, Giovanni, Silvana Lianza, mio fratello Mario di prendersi sto microfono, di togliermelo, e l'abbiamo già dato, ecco, insomma, cioè di fare una, se riusciamo a fare un ricordo di Gennaro o una testimonianza di quelli che sono stati o quelli che pensano di poter essere gli eredi di Gennaro,
ha più voci, non io sto qua dietro con questa cosa avanti e mi sento, ecco, io mi sento a disagio in questo teatro, un teatro che a te non purtroppo piace. Non, cioè, perché purtroppo per recitare bisogna essere sicuro di se stesso, una volta che uno è sicuro di sé può anche essere un altro. Se uno in questo momento, dato questa interruzione che c'è stata nella mia vita, non è più sicuro di se stesso, non posso nemmeno rappresentare qualche altro. Scusatemi il bisticcio, ma è proprio questa la vita, quello che ha rappresentato per me Gennaro. Cioè, in quell'agosto del 95 era a mare a fare i bagni come tutti i borghesi del mondo, si interruppe qualcosa anche nella mia testa. Si interruppe questo stare bene a teatro, questo saper fare qualcosa, perché il mio saper fare questo qualche cosa, questa mia abilità, se mai c'è stata, era collegata intimamente a quest'altro. Perché il teatro è un fatto collettivo. Il pittore sta lui, il suo pennello, la sua fiamma ossidrica, la sua, con il suo cavalletto. La sua. Io invece, non so, il teatro è un fatto artistico sociale che non può essere fatto se non in termini sociali. E se la socialità di questo atto, nel suo rinnovarsi quotidiano, avviene con quei partner lì, perché casomai hai scelto di non andare a scrittura con tutti i registi del mondo, ma di creare, di credere con questo pazzo visionario al gruppo a cui faceva riferimento Giulio, rimani, ahimè, folgorato da questa morte. Perché non muore un regista, muore il tuo burattinaio. E con questo non voglio dire che lui avesse un rapporto con l'attore di tipo meccanico e di tipo, voglio dire, da artifex, da colui che ti agisce. Anzi, lui rimaneva là, inerte. Dove sta il personaggio? Questo è un re? Ah, così cammina un re. Ah, e perché cammina così? Cioè, lui era lo spettatore privilegiato, lui era quello che maieuticamente lavorava con l'attore, non sull'attore. E non è poca la differenza. Giulio, che fa il dolente declinare del critico teatrale, ne vedrà a bizzeffi. Io purtroppo le sale di teatro per questa vaccinazione avvenuta 10 anni fa le frequento malvolentieri, ma Giulio che lo deve fare per mestiere, credo che veda un... Anche per piacere, certo. Credo che moltissime volte si renda conto di attori che vengono letteralmente, che diventano le macchine parlanti di registi che stanno dietro le guide. Gennaro no. Gennaro era la cartina di tornasole di questo processo, era la levatrice di questo processo, era quello che vedeva in te il personaggio prima di te. Pensa a te. Cioè dava il miracolo di questa cosa, insomma, e io ne parlo come attore, ne parlo come persona che materialmente mi dava fastidio non sapere qual era il testo da rappresentare, domandavo a Maria perché era andata a cena la sera precedente da Palatone se avevano parlato del testo, Maria mi diceva sì, mi ha detto che però forse è un altro, cioè perché questi contorcimenti, queste cose, perché Gennaro era fatto così. Gennaro, il testo come pretesto, una parola che non ricorderò mai, che fa arrabbiare tanto uomini di teatro, il testo come pretesto, perché il testo è il testo, sta là con tutto il suo potere intimidatorio, ma era anche il pretesto, era anche lo strumento tramite il quale permetteva di far parlare quell'autore e attraverso questi uomini che stanno qui oggi, che nunc, in un duplice testo, il testo della scrittura scenica, che era quella scrittura che avveniva in quel momento, e il testo come riferimento drammaturgico, come fatto letterario, come il libro che sta in quella biblioteca, che guarda caso grazie a questo cortocircuito viveva. Altrimenti non era la rappresentazione fredda, eccetera. Però io mi voglio fermare qui ricordando, perché veramente i ricordi si affastellano, la mia povera mente, poi dopo quella visione, ancora una volta Hofmannsthal, Claudio del folle della morte, cioè dopo questa visione di tutto quello che sei stato, là dietro mi manca la ragione, mi manca la ratio, mi manca la capacità di mettere soggetto, predicato e complimenti in una maniera possibile. Voglio solo finire con una cosa che a lui sarebbe molto piaciuta. Mi ricordo che quando, e che ancora continua questa condizione, voglio dire, quando seppi della morte di Gennaro, mi incontrai con Mario, mi incontrai con Maria, mi incontrai con Silvana, con tutti quelli che a quell'epoca più precisamente facevano parte di Libera Scena, e lo scrissi anche sulla torre del nostro Salvatore Accardo.
Mi ricordai di una figura, di un testo, ecco, ancora una volta, per la terza volta esce Hofmannsthal in questa nostra discussione. C'è un testo di Hofmannsthal dei piccoli drammi che si chiama La morte di Tiziano. E nella morte di Tiziano c'è una condizione che chi ha fatto questo mestiere, chi si è trovato in quella condizione, ripeto, con un Gennaro che aveva questa posizione, che non era un regista o il regista, era questo strano folletto, questo strano personaggio che riusciva a far accadere, e lui stesso poi si meravigliava di questo oggetto che aveva creato, fra mille difficoltà, con mille utopie. La Settimana Internazionale di Teatro Laboratorio erano una follia. Io ho sempre polemizzato puntualmente con Gennaro sulla capacità di portare a termine le settimane, e puntualmente le settimane accadevano. 7 milioni dalla regione, 2 milioni dal comune, il Metropolitan, Giulio Liguori sopra, sotto la mostra, e accadevano. Io non ci credevo mai, ecco la mia mediocrità poi nei confronti di quella capacità, eccetera. Ebbene, quando seppi della morte di Gennaro, in noi ci guardammo in faccia e mi sentii proprio nella morte di Tiziano. Io stavo recitando La morte di Tiziano. È un testo bellissimo quanto irrappresentabile, che non so chi possa mai fregare di Tiziano morto e dei suoi discepoli che stanno al suo capezzale. Appunto narra, è una situazione teatrale. C'è Tiziano morente che si fa portare l'ultimo quadro, gli ultimi quadri, per rivederli ancora e addirittura con la volontà di voler operare, e fuori ci sta Tizianello, Paride e tutti i suoi discepoli, i quali rimangono annichiliti da questa morte. Loro non possono più dipingere un sol colpo di pennello, e intanto, in lontananza, a Venezia scoppia il carnevale. Noi ringraziamo Enzo. La tua non è retorica, ma è stata una recitazione bellissima. Hai recitato molto bene questo momento, Enzo. E passiamo la parola allora al presidente della Settimana di Teatro Laboratorio. Giulio. Che cosa dire del rapporto fra Gennaro Vitiello e la città di Torre del Greco? Perché questa è stata in effetti la richiesta che mi è stata fatta dalla Società Torinese di Cultura. Cioè di dare una testimonianza dell'impatto che l'arrivo di Gennaro Vitiello a Torre del Greco ha avuto con l'intera città. Io devo dire che questo, per riprendere un po' il discorso che faceva Giulio Baffi sulla sfiducia, devo dire che l'arrivo di Gennaro Vitiello a Torre è stata un'iniezione di fiducia. C'è stato un momento nel 73 in cui, per quei corti circuiti della storia o della cronaca, se non vogliamo fare molto, molta retorica, si creano dei momenti magici per i quali o nei quali alcune persone che hanno provenienze molto diverse fra di loro si trovano tutti assieme con uno stesso discorso in testa e con uno stesso discorso sulle labbra. Ed è quello che è accaduto a Torre del Greco quando è arrivato Gennaro Vitiello. Gennaro Vitiello è arrivato all'inizio del 73 e pochissimi mesi prima, si era formata a Torre del Greco un'altra associazione che doveva avere poi molta importanza nel decennio successivo, che era l'Associazione Amici della Musica e del Teatro, che aveva fatto, che aveva in programma il primo anno di attività e che consisteva, come il titolo dell'associazione faceva supporre, in un'attività musicale, un'attività di teatro, cioè un'attività di diffusione della musica e un'attività di diffusione del teatro. Nel primissimo concerto, che fu un concerto di grande rilevanza e anche di grande risonanza, era stato articolato da questa associazione in due parti. Al mattino c'era un concerto dedicato esclusivamente alle scuole, in cui si alternavano le parti affidate all'orchestra con le parti espositive affidate invece a testi didattici, e una seconda parte la sera, che era più mondana e più classica, diciamo così, che era il concerto solito con l'orchestra sul suo palco, il pubblico che ascoltava e applaudiva. Per questa prima parte del concerto, per quella del mattino, alla quale vi voglio dire che affluirono un migliaio di ragazzi delle scuole medie, un migliaio di ragazzi, per farvi capire l'importanza di questa cosa, il teatro corale che allora funzionava era pieno in tutti gli ordini. Per questa prima parte c'era bisogno
delle voci recitanti, chiamiamole così, quelle che dovevano alternarsi con l'orchestra per le parti didattiche. E queste voci recitanti furono alcuni dei membri della Libera Scena Ensemble, che si era da pochissimo costituita e trasferita a Torri. Enzo Salomone era uno di questi. Fu questa occasione che fece conoscere alcuni membri dell'Associazione Amici della Musica e del Teatro a Gennaro Vitiello. E lì si creò questo cortocircuito in cui alcune energie che si erano mosse da sole, una proveniente da molto lontano, che era Gennaro Vitiello, e un'altra appena sorta, si trovarono con un discorso in cui si riconoscevano nello stesso impeto di portare la cultura all'esterno. Nel luglio successivo, se non vado errato, la Libera Scena si trasferì a Erlangen. È così? 73? 73. E sulla tournée di Durfaust, in cui Gennaro, che aveva avuto già esperienze, insomma, del passato, aveva avuto questa esperienza di comunità insieme ad altri gruppi teatrali che facevano teatro laboratorio ed era tornato arricchito, ancora più arricchito, voglio dire, dai rapporti con gli altri teatranti europei. E a seguito di questo nacque l'idea di fare a Torre le settimane di teatro laboratorio. Settimane di teatro laboratorio nelle quali appunto confluirono queste esperienze che stavano allora cominciando. Da allora, da questo fine del 73 in cui ci fu la settimana di teatro laboratorio e fino all'84, questa attività non si è mai più fermata, con alterne vicende, qualche anno saltava la settimana, qualche anno saltava qualche altra cosa, le edizioni della settimana sono state 6, credo per una quarantina, una cinquantina di spettacoli almeno, fra una cosa e l'altra. Le attività delle associazioni Amici della Musica sono state 6 per una sessantina di concerti, sì. Dopodiché si è fermato tutto. Giulio? Forse sarebbe utile ricordarla. Come uno spettacolo teatrale, gli spettacoli di Gennaro possono non si possono raccontare, diciamo. Però forse la struttura che lui aveva pensato per le settimane, che poi ebbero queste 6 edizioni in 10 anni, è importante, molti forse non abitavano nemmeno a Torino. Io Enzo lo lascerei a te questo fatto, perché mi preme piuttosto dire un'altra cosa, che è questa. Siamo ora in una situazione in cui è anche normale essere sfiduciati. Sfiduciati, perché le esperienze che abbiamo fatto tutti quanti e soprattutto Gennaro sulla propria pelle rispetto alla risposta sia del pubblico in generale ma sia anche degli enti, delle istituzioni, quelle che, dalle quali ci si aspetta un riconoscimento finale, erano tutti. Voglio dire, il ripensamento sul passato ci fa naturalmente arrivare a una sfiducia, ma io voglio dire, 1973 era forse la situazione migliore di questa, migliore di quella di oggi, o non era forse peggio? E ciò nonostante allora non partì questa avventura decennale che ha visto Torre del Greco stravolta, almeno dal punto di vista della cultura. Non si è prodotto in 10 anni a Torre una somma di spettacoli nei vari campi che è pari a quella che si è prodotta nel cinquantennio precedente. Io leggevo a novembre, fine novembre, un rapporto del Censis che dice che il 3,8% al massimo dei cittadini italiani non torresi considerano la cultura necessaria a qualcosa. Cioè solo il 3,8% dicono che non possono fare a meno o che non possono rinunciare alla cultura nell'economia dell'organizzazione della loro propria vita. È una situazione tragica. Ha ragione chi è sfiduciato oggi, ma allora nel 73 non c'era forse da avere più sfiducia. Nel 73, almeno noi che vivevamo questa realtà locale, l'avevamo mai avuta una stagione teatrale, l'avevamo mai avuta una stagione musicale, eppure è cresciuta, eppure c'è stata. Io vi ricordo che nel 73 è stato l'anno in cui per la prima volta dopo 15 anni o 20 anni, non mi ricordo bene, la Democrazia Cristiana ha perduto la maggioranza assoluta con tutto questo che voi sapete comporta questo.
Nel 73 a Torre del Greco era l'anno in cui si era presentato il piano regolatore generale con maggioranza assoluta democristiana, non voglio fare politica, ma per dirvi il clima, in cui la Democrazia Cristiana era capace di spaccarsi al proprio interno su questioni relative al piano regolatore, per cui una parte della Democrazia Cristiana non si presentava ai consigli comunali, li faceva andare deserti, eccetera. Questo per dire, non per fare politica, ma per dirvi, se questa era la classe dirigente, che azione aveva potuto fare nel campo della cultura? E allora il 73 non era peggio del 96, e nel 73 non si era partiti con questa grossissima avventura nella quale tutti abbiamo sofferto, gioito, ma nella quale Gennaro Vitiello, con la sua personalità e con il suo ruolo di coordinamento, perché anche questo andrebbe studiato, la capacità di coordinare le azioni di cultura, non abbiamo forse, non ha forse Gennaro, comunque in questo contenitore degradato che era Torre del Greco del 73, irradiato cultura tutto intorno. E allora, non ci dobbiamo chiudere, noi ci siamo fatti un po' vecchi tutti quanti, abbiamo anche ragione di dire basta, non ce la facciamo, ma voglio dire, il messaggio che viene da questa esperienza non è forse questo, non è forse possibile in una situazione degradata ricominciare un'altra volta da capo. Io sono disponibile a farlo, accetto l'idea della fondazione, accetto l'idea del premio che fra l'altro c'è già stato in due edizioni, tutto accetto, però mi aspetto, ecco qui sì una differenza rispetto al passato, cioè mi aspetto un'amministrazione Teresa Basile consapevole del ruolo che la cultura ha, del ruolo che la cultura deve svolgere all'interno di una società civile, perché la cultura, lasciate perdere, non è quello che eleva lo spirito, non è quello che è l'attività intellettiva umana, la cultura è quella parte dell'attività dell'uomo che produce strumenti di controllo, di conoscenza, di interpretazione della realtà, e senza di questi tutti quanti siamo perduti. Io mi aggancio a quando ha detto Giulio Liguori, e non so se in sala c'è qualcuno che vuole testimoniare, però prima ho iniziato la presentazione di questa serata sempre dalla pagina della Torre, le sto facendo una bellissima propaganda stasera, ho pagato a carta, che ricordava la morte di Gennaro Vitiello, e ho iniziato leggendo le parole di Costantino Meo. E adesso nel sentire quello che diceva Giulio e quello che hanno detto Giulio Baffi e Enzo Salomone, mi è venuto spontaneo l'articolo che ha scritto Peppe Della Monica all'epoca, che vedo qui in sala, perché è proprio legatissimo a quello che tu dici. Lui ne parla chiaramente da professore, allora era giovanissimo, l'aveva appena conosciuto, e diceva: sapevo che era una figura importante del panorama teatrale internazionale, come pigmalione di numerosissimi artisti, come docente e teorico del teatro e organizzatore. Paradossalmente Gennaro Vitiello era quasi ignorato nella sua città, l'ha scritto 10 anni fa. A Torre del Greco pochi lo conoscevano, il grosso pubblico di Rado lo ha seguito, ma a Torre in effetti non esiste un grosso pubblico teatrale. I potenti più che altro lo lasciavano fare. Qualcuno, per spiegare questi fatti, può tradurre a motivo le contraddizioni fra le due anime del suo teatro, quella popolare e quella di élite. Sarà, pur non essendo un esperto, trovo le sue iniziative comunque divertenti, oltre che interessanti. Il professor Vitiello è stato stroncato da un ictus, ascrivibile con molta probabilità ad un eccesso di amore per la vita. Ma ciò che ha veramente abbreviato la sua esistenza, a mio avviso, è stato il disinteresse della città dove era nato, e per cui il miglioramento in definitiva, e per il cui miglioramento in definitiva viveva. Chiedo scusa, ma è stata una cosa estemporanea. L'ha ucciso la nostra globale, pervicace e quotidiana indifferenza. E quello che è peggio, credo che lo uccidesse ogni giorno. Augurare migliore sorte a quanti cercheranno di proseguire il suo prezioso lavoro è d'obbligo. Penso che queste parole di Peppe Della Monica potrebbero agganciarsi benissimo a questo che in questo momento hai detto. Questo potrebbe essere l'augurio della nostra società. Questo era il nostro intento. E io ho lasciato questo microfono libero. Non so se Giulio Baffi vuole aggiungere qualche cosa, o Enzo Salomone, no, gli altri. Mi piacere che il microfono girasse. Mario, non volevi, però. Dico scusa, perché probabilmente la voce non riesce a tradire l'emozione grandissima che provo questa sera nello stare in questo contesto. Mi sento in famiglia, ma mi sento in una famiglia che mi osserva e che giustamente pretende da me quello che giustamente devo dare come minimo di contributo
una persona alla quale è poco dire che devo tutta la mia diciamo capacità bassissima per mio demerito, insomma, capacità di comprensione dei fenomeni culturali. E, io credo molto al fato, sono un fatalista e le circostanze della vita mi confermano in continuazione questo mio credo. E personalmente potrò portare una testimonianza proprio estremamente soggettiva di quello che è stato il rapporto con questo che per me è stato un maestro di vita, prima ancora che un grandissimo maestro di teatro. Se ho avuto dei dubbi sulla mia capacità di attore, ciò è dovuto proprio all'assenza fisica di Gennaro. Credo di avergli fatto un torto per tutti questi anni, probabilmente. Lui ha creduto molto in me da quando io ero quello sprovveduto ragazzino di provincia che per avventura quella sera era capitato giù al Teatro S in quella cantina dove avrebbero dovuto fare le prove dei giovani entusiasti di questo fenomeno culturale che è il teatro, tra cui mio fratello Enzo, che era assente quella sera. Gennaro mi guardò e disse potresti fare tu quello che sarebbe opportuno che facessi tu, quello che sei fisicamente qua, insomma, quello che dovrebbe fare tuo fratello stasera. Fu una battuta buttata lì, credo, forse ora me la starò inventando, ma il senso di quella serata era proprio questo. Dopo qualche giorno fui convocato, per modo di dire così, presso Gennaro, il quale ha pensato a me per uno spettacolo, ecco, proprio quello che ha detto Enzo a proposito degli spettacoli, che erano qualcosa non di costruire, cioè di che veniva lì improvvisamente, ma era qualcosa di molto pensato, molto ragionato. Infatti si parlava di uno spettacolo e di fatto poi non facemmo più, era il drago di Schwarz. Però questo era calato poi in un contesto di una trilogia di cui poi fu realizzato uno spettacolo, Il Re Nudo, e fu il mio primo spettacolo. Fu una scommessa per me, principalmente perché era la mia battaglia contro l'emozione. Io sono estremamente emotivo. E il teatro ha bisogno di gente così, probabilmente, cioè non di me, voglio dire, insomma, di gente che ha una carica emotiva, insomma. Questo lui evidentemente l'aveva molto intuito, come riusciva sempre ad intuire delle grandi, con grande intuito appunto questa, la sensibilità nelle persone, perciò riusciva a svolgere quel lavoro di maieutica di cui accennava Enzo prima. E quella è stata infatti una grossa vittoria sua, insomma, cioè il fatto di aver individuato la possibilità, perché io posso, credo dire, come raramente mi succede, senza ombra di presunzione, che sono stato attore con Gennaro. Era proprio il fatto che poi mi mancasse in qualche modo Gennaro, già quando era in vita, che poi ho buttato la spugna. E ritornando a quel discorso sul fatalismo di cui parlavo, insomma, il fatto stesso di stare qua stasera, Enzo, prima, chiedo scusa, sono un po' sconclusionato probabilmente nel dire queste cose. E, ripeto, gioca un'emozione troppo forte, non sto recitando una parte, insomma. Allora mi preparavo il testo, insomma, e riuscivo, anzi con estrema grinta, finché lavoravo con Gennaro, insomma, a rappresentare questi testi. E, dicevo, credo al fatalismo, perché come diceva Enzo, nell'agosto dell'85, tra l'altro, io avevo un appuntamento con Gennaro. Ci dovevamo vedere lì a Rovigo, dove lui sapeva che cominciavo questa mia nuova vita, insomma, e mi augurava, tra l'altro, stranamente, anche di non fare più ritorno a Napoli in qualche modo, proprio perché angustiato dalla risposta che dava questa città, Napoli, il Torre del Greco, ovviamente, a quelli che erano degli sforzi enormi per fare qualcosa di estremamente necessario poi per la società. Perché se il teatro è superfluo, è un superfluo di cui però veramente non se ne può fare a meno. E quell'anno, nell'agosto dell'85, quando c'era questo appuntamento, io appunto ho avuto anch'io questo tilt, sono andato in tilt per questa crisi. Ora a distanza di 10 anni, come se alcune circostanze mi hanno riportato a riprendere un'altra volta. E questo
lo faccio con la convinzione di avere un debito nei confronti proprio di Gennaro, che è stato forse sono stato per lui uno degli ultimi allievi. Ha perso tanto tempo assieme a me, cioè a costruire su di me queste mie capacità di attore che avevo e che io stesso non mi riconoscevo, per cui avevo smesso. Però oggi, nonostante l'età, perdo il senso del pudore e mi rilancio in questa situazione. Lo faccio veramente pensando sempre a Gennaro, non ho mai smesso di pensare a lui. Questo fatalismo, questa ondata di ottimismo, perché io per fortuna non ho conosciuto direttamente Gennaro Vitiello, perché sennò starei qui a piangere disperata, perché ricordo la presenza è così viva che ed è veramente bellissimo sentir tutti coinvolti. Credo sia una delle poche volte in cui, forse come giustamente ha detto Teresa, si entra in una sala in punta di piedi e sono tutti, come dire, coinvolti e attenti. Però io vorrei continuare un attimo questo fuoriscena, come l'ha detto Enzo, vorrei continuare su emozionatissimo tuo fratello, riprende, cioè Giulio ha detto forse 20 anni fa era peggio. Io dico che secondo me se così ce lo diciamo tutti e ne prendiamo coscienza, penso si possa anche dare spazio e credere nel nostro assessore. Ci sono delle persone delle quali conosciamo l'onestà, basta, come dire, dare tutti una mano, essere tutti onestamente convinti di ciò che dobbiamo fare, e nel tempo io sono sicura che Torre del Greco può ridarsi delle risposte e non continuare, come dire, a dormire come forse ha fatto per un po' di tempo. Gennaro amava, voglio solo citare una cosa, una citazione, quindi non è un pensiero mio. Gennaro amava dire una cosa a proposito, una delle polemiche mie con Gennaro era: perché lasciamo Napoli e andiamo a Torre del Greco a fare teatro? E poi invece fui coinvolto in questa bellissima cosa del teatro, giù due stanzette prese giù al porto di Torre del Greco, dove nacquero i primi spettacoli di libera scena che ebbe una nuova sede dopo il Teatro S. E coinvolgendo la gente del quartiere, eccetera. Però non era di questo, volevo dire. Lui amava dire una cosa, lui diceva un'altra utopia, per cui ve la dico così come la dici: bisogna fare della periferia il centro. Cioè è il mondo a testa in giù, bisogna costringere i napoletani a pigliarsi il 255 o la circumvesuviana e venire a vedere l'Accademia Rucco di Varsavia a Torre del Greco. Questo era il concetto poi che stava alla base della Settimana Internazionale del Teatro Laboratorio, o le ombre del teatro balinese, o Manuela Kusterman che faceva un testo di Strindberg, o che so io, o la sceneggiata. Va bene. E noi, come dire, abbiamo esatto l'omaggio al nostro concittadino, siamo certo. Mi hanno chiesto se Gennaro era torrese. Gennaro era nato e vissuto a Leopardi, per cui quando la professoressa Basile ha detto che Cutolo, Antonio Cutolo, si è dispiaciuto non essere presente, perché erano amicissimi d'infanzia. Perché prendo la parola? Perché come direttore della Torre, ho 91 anni, ho conosciuto Gennaro Vitiello da 30 anni e più, anche quando stavo in periferia. Io farei la proposta di chiedere all'amministrazione comunale, se stampa la tesi, di stampare anche gli scritti di Gennaro Vitiello su Torre, perché lui era un assiduo collaboratore, non dico del mio, della Torre, ma anche di altri giornali, e teneva tanto a una rubrica che chiamava Taccuino. Perché dico questo, di stampare gli scritti, magari riprodurre anche quegli splendidi disegni e gli altri suggerimenti critici, perché la Torre ha lasciato di un geniale scrittore autodidatta, Raffaele Raimondo, qualche cosa nella sua storia, perché faceva degli articoli estemporanei sui quartieri, sulle usanze di Torre. Se noi non avessimo raccolto
gli articoli e gli scritti di Raffaele Raimondo storico, riconosciuto universalmente, noi avremmo perduto tante di quelle caratteristiche vitali e quante di questi ricordi storici di torre del passato. Ragion per cui l'uomo, dopo aver parlato, dopo aver recitato, se mette nero sul bianco, lascia qualcosa di sé, di vivo e da meditare. Ho chiuso. Questo penso che sia un segno tangibile di affetto e di memoria di quest'uomo, che veramente è stato un uomo europeo prima degli altri, perché ha conosciuto la fidanzatina, che sarà moglie qua, in un campo parigino. Viveva sempre in Spagna perché era innamorato della Spagna. Poi la moglie era oriunda tedesca, germana, che andava là. E allora si impregnava di questa cultura, e anche i testi più spinosi, più nebulosi di questa Europa, in onore di quest'uomo europeo, oltre che torrese, lasciamo stare che veniva a basciamare avionità italiano nel garage, faccio un moto a nome della pubblicistica torrese, anche della Prologo, delle stesse ragioni, affinché gli scritti di pochi scritti, non so troppo pochi, rimanga qualche cosa di lui. Grazie. Noi ringraziamo l'avvocato Accardo, oltre per la collaborazione fattiva per la MUS, lo ringraziamo per l'aiuto che ci ha dato, grazie ai cavalletti che ci ha gentilmente prestato, lo ringraziamo per questa proposta. Allora facciamo in modo che Torre del Greco faccia seguito all'insegnamento di Gennaro, che dalla città si venga alla periferia, che diventi effettivamente un centro. E noi vorremmo concludere qua, non so se la serata, il teatro lascia aperta la sua strada, e ringraziamo ancora la banca, tutti i gentili intervenuti. Dica, professore. No, dicevo, forse l'assessore, proprio in quanto sindaco, dovrebbe dire ancora qualcosa, nel senso che ci sono. Noi sappiamo state... che l'assessore. Sì, vabbè, ma l'assessore per noi simbolicamente è la comunità in questo momento, cioè più è la sua persona che così gentile, ma voglio dire, al di là della sua persona è il simbolo che rappresenta, quindi tutte queste nostre esigenze, tensioni, speranze di realizzare, di costruire intorno a Gennaro di dipingere questa specie di freccia che va davanti, e deve trovare una risposta. Io ritengo che ci siano ricchezze che nascono soltanto, possono nascere soltanto quando ci sono delle forti emozioni, e le forti emozioni nascono intorno alle forti persone. Stasera abbiamo qui un patrimonio di grandi ricchezze. Sta a noi non disperderlo. Se noi riusciremo a mantenere forte questa vita, questo senso di grande impegno morale, di grande fede culturale, allora probabilmente riusciremo veramente a ridare a Torre del Greco un'atmosfera nuova, un'atmosfera di cui abbiamo tutti quanti bisogno, perché altrimenti la sterilità e l'aridità ci ammazzano. L'impegno mio è forte, l'impegno dell'amministrazione è forte, perché credo che abbiamo voluto giocare questa battaglia proprio perché sentivamo il bisogno di questa sfida. E ci giochiamo tutto su questa scommessa, perché altrimenti veramente non vale la pena. Non c'è nessun altro motivo, non vale assolutamente la pena lavorare se non si riesce a raggiungere questo risultato. Io ripeto che stasera mi sento qui come quando vado a teatro, io faccio questo tipo di considerazione. Se riesco ad uscire diversa da come sono entrata, significa che qualcosa è successo. E credo che stasera qualcosa è successo. E credo che sia successo per tutti. Allora, se questo è vero, lo si vedrà. E se questo è vero, veramente riusciremo a fare in modo che le utopie incomincino a prendere carne. Io me lo auguro e vi prometto di metterci. Ringraziamo tutti gli intervenuti e a nome della banca
Invito gentili ospiti, giù nella sala a sinistra c'è un piccolo cocktail offerto gentilmente dalla banda di Radio Popolare. Grazie a tutti gli intervenuti e soprattutto grazie a Gennaro Michello. Buonasera. Devo dargli la strada. Mi si trattiene per il conto. Devo subito andare.